Buongiorno, bentornati nel mio canale. Come vi avevo promesso nel video dedicato agli acquisti di materiale creativo e di bricolage, vi farò vedere come si utilizza il tagliadischi, questo che vi avevo fatto vedere già in quel video. Se non lo avete visto, magari andate a vederlo. E qui abbiamo il materiale che è dentro la scatola. Quindi abbiamo questo che è il tagliadischi e poi all'interno ci sono le istruzioni. Quindi, e sono anche in lingua italiana, quindi qua avete proprio il foglio con le istruzioni. Ma anche se è molto molto semplice da utilizzare, io ho deciso di farvi vedere come si utilizza. Quindi vi lascio al tutorial, spero di essere più chiara possibile, ma vedrete che è veramente facilissimo da usare. Questo è il tagliadischi. Vi faccio vedere subito come è fatto. Vedete che qua sotto c'è praticamente una parte gommata che serve per tenere fermo lo strumento mentre andrete a tagliare il vostro disco. Qui dentro c'è la lama che va a tagliare il foglio di carta, quindi questa è la protezione, voi togliete la protezione. E qui è molto piccola, ma spero che si veda, c'è la lama. Io ovviamente il dito sopra non ce lo metto, però insomma qui c'è la lama che serve per tagliare la carta. Quindi ricordatevi poi di andare sempre a mettere la protezione per evitare magari di tagliarvi, ecco. E ci sono le lame di ricambio che si trovano qua dentro. Quindi qui dentro basta sollevarlo, vedete che ci sono delle lame di ricambio. Ecco, anche questo è molto utile perché poi magari le lame di ricambio è più difficile andarle a trovare. Questo è invece questa è la misura che voi potete regolare ed è il diametro del vostro cerchio, va da 10 cm di diametro a 32. Voi svitate leggermente la parte superiore e spostate la levetta regolandovi sul tipo di misura che volete, poi quando l'avete raggiunta riavvitate e stringete in modo che il disco vi venga della misura che voi avete scelto. Adesso vi faccio vedere come si utilizza e poi vi farò anche vedere come si sostituisce la lametta. Andiamo subito a vedere. Intanto io ho fatto una prova ovviamente e ho già tagliato un cerchio di questo tipo, di questa dimensione, perché volevo provare, volevo un po' vedere come si utilizzava. Andiamo a vedere come si utilizza. Allora, io innanzitutto quando faccio questi lavori per non tagliare la tovaglia utilizzo sempre un tagliere di legno, questo tagliere di legno, che è dedicato solo ed esclusivamente ai lavori creativi, manuali di bricolage, quindi questo non è un tagliere che io utilizzo per cucinare, quindi se si riga, se si rovina, se si sporca non ha importanza perché comunque io lo utilizzo solo ed esclusivamente per questo. Andiamo subito a vedere come si fa. Allora, vi faccio vedere prima il taglio di un disco su un foglio di carta molto semplice come questo, quindi molto morbido, che è un semplice foglio di carta che si utilizza per fare le fotocopie, per la stampante, quindi insomma molto semplice. Facciamo un cerchio piccolo perché tanto vi faccio vedere la modalità di utilizzo, poi ovviamente voi potete farlo anche di altre misure. Ovviamente andiamo a misurare, facciamo 12 cm, quindi andiamo a mettere qua su così sui 12 cm, andiamo a stringere. Poi è importante, vedete, sui 12 cm. A questo punto è importante ricordarsi di togliere la protezione per la lama, altrimenti non taglierà. Quindi togliete, vedete che qua c'è la lama. Per utilizzare questo strumento è davvero facilissimo. Voi andate a posizionare al centro, perché poi dipende anche quanto volete fare grosso il vostro disco, quindi ovviamente dovete sempre calcolare che non vi vada a finire fuori dal bordo, quindi dovete metterlo abbastanza centrale. Lo andate a mettere qua, se riuscite a fissare il foglio con dello scotch, ancora meglio, così non si muove. Io in questo caso non lo faccio perché è solo una prova. Andate a mettere il disco, lo tenete fermo qui al centro e andate semplicemente a ruotare il braccio dello strumento in questo modo. Se
semplicemente così ed è veramente veramente facile perché basta tenere fermo al centro e muovere questa parte e avete il vostro disco di carta perfettamente tagliato. Vedete? È proprio perfetto, viene tagliato benissimo, è molto molto semplice da usare. Adesso andiamo a vedere la stessa procedura su un cartoncino invece rigido. Questo è un cartoncino bianco rigido, quindi non è un foglio per la stampante. E andiamo a vedere se taglia altrettanto bene. Quindi mettiamo sempre al centro il nostro strumento, lo teniamo fermo e andiamo a tagliare girando il braccio dello strumento in questo modo. Vedete quanto è semplice? E anche qui ha tagliato egregiamente perché come vedete c'è il vostro cerchio. Quindi ragazzi, questo prodotto sicuramente è consigliato, diciamo che ha superato brillantemente l'esame, quindi io ve lo consiglio. Andiamo a vedere come si fa a cambiare la lametta. Bisogna svuotare, scusate, svitare. Cerco di avvicinarlo così magari lo vedete ancora meglio. Ecco, dovete svitare questa parte qua. È molto semplice, davvero molto molto semplice. Andate a sollevare questa parte, poi vedete che c'è quest'altra parte che è fatta così. Qui c'è la lametta, vedete? Qui c'è la lametta che deve avere sempre la punta in giù. Quindi basta semplicemente andarla a togliere e andare a inserire quella nuova, avendo sempre cura di tenere la punta verso il basso. Poi magari vi appoggiate sul ripiano, così insomma è più semplice. Questa parte, questa fessura che voi vedete va ad inserirsi all'interno della lametta, quindi è molto semplice, andate a metterla così. Poi sopra mettete questo dischetto viola di prima e stringete, avvitate e stringete. Ed è veramente veramente facile anche sostituire la lametta. Quando poi avete utilizzato lo strumento, ricordatevi sempre di mettere la protezione, soprattutto se in casa avete magari dei bambini, fate attenzione perché tagliarsi ci vuole un secondo. Questo era lo strumento, era il tagliadischi, ve lo consiglio ragazzi, veramente promosso. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!